Ben trovati a questa nuova rubrica che si chiama Ben Rivista, perché attraverso la nostra rivista, che come voi sapete si chiama Rinnovamento nello Spirito, noi vogliamo ricordare alcuni padri del rinnovamento, prendendo spunto da articoli pubblicati sul nostro numero in questi anni. Oggi vogliamo parlare di Don Dino Foglio, sicuramente molti di voi l'hanno conosciuto. Lui è diventato il coordinatore nazionale nel 1977, a quando ci fu il primo incontro a livello nazionale di tutti i gruppi, diciamo, carismatici di quel periodo, e di lì nacque il rinnovamento nello spirito e fu eletto come primo coordinatore nazionale Don Dino Foglio. Fino al 1997 è stato il coordinatore del rinnovamento e poi è diventato consigliere spirituale fino al 2006, quando è salito al cielo. E noi in quell'occasione pubblicammo un numero speciale della rivista con il titolo Grazie Don Dino, e io come direttore della rivista feci questo articolo, l'editoriale su Don Dino, intitolandolo Per l'amor di Dio, che come ricordate era la tipica espressione di Don Dino. Io l'ho conosciuto nel 77 perché c'ero lì a Milano Marittima, io sono fra i più anziani del rinnovamento, di cammino naturalmente, e nel 1977 noi andammo lì a quell'incontro e la prima persona che incontrammo fu proprio Don Dino. La mattina appena arrivammo ci accolse, quindi poi Don Dino l'ho seguito in tutti questi anni perché ho fatto parte dei vari organismi e ho avuto modo di conoscerlo e di stare con lui fino a quando non ci ha lasciati. Bene, allora Don Dino curava una rubrica sulla nostra rivista che si chiama, questa rubrica si chiamava Aurora di Speranza, ecco, Aurora di Speranza, e su questo numero della rivista, che è il numero 1 del 2005. E in questo articolo lui parla addirittura dell'importanza della preghiera, voglio dire, non diamo per scontato, perché forse molti non hanno ancora riscoperto questo aspetto della preghiera. E l'introduzione di questo articolo ci fa capire il senso e quello che lui effettivamente voleva trasmettere attraverso questo articolo. Nel tempo della comunicazione veloce e della tecnologia, degli spostamenti globali e dello stress eretto a sistema di vita, anche i cristiani rischiano di non trovare più i tempi né il luogo della preghiera. Ma senza questa linfa vitale, come essere credenti autentici, come amare Dio e i nostri fratelli? E sembrano parole per oggi. Noi diciamo che grazie anche al coronavirus, anche come rinnovamento a livello nazionale, tante iniziative, abbiamo ancora di più sottolineato questo aspetto della preghiera, ma molti, anche fuori dal rinnovamento, proprio in questo periodo di restrizioni, di sofferenza, molti sono ritornati alla preghiera, perché la preghiera è importante. Nella vita di un cristiano, la preghiera personale e la preghiera comunitaria, e noi del rinnovamento lo abbiamo imparato proprio in questo percorso spirituale che grazie a Dio abbiamo incrociato nella nostra vita, quanto sia importante la preghiera settimanale, quell'incontro settimanale che ci aiuta veramente a ricaricarci. Io personalmente ormai sono 44 anni che vivo questa esperienza, e vi devo dire che ogni giovedì sera io vado via dallo studio, non ci sono per nessuno, perché c'è la preghiera settimanale. E la preghiera settimanale comunitaria viene al di sopra di ogni di altra cosa. È un appuntamento importante. Io mi auguro che anche per voi sia la stessa cosa. E allora dice Don Dino, all'inizio di questo anno, perché siamo all'inizio appunto dell'anno 2005, qual è il proposito che possiamo fare? È proprio quello di cominciare a pregare in un modo nuovo, con il cuore più palpitante di amore verso il Signore. Come dice Sant'Agostino, qualunque cosa tu faccia, non smettere mai di pregare, perché la preghiera è riposo in Dio. E che bello, questa preghiera che nasce dal cuore, non quella preghiera ripetuta a pappagallo che molte volte non diamo peso neanche alle parole che diciamo, ma quella preghiera che parte dal cuore, ispirata dallo Spirito e che arriva al cuore di Dio. E la preghiera è il momento di illuminazione profonda in cui Dio instilla quella forza nuova di essere
Uomini e donne autentici e completi. Che bello! Questa preghiera ci aiuta ad avere quella forza necessaria per affrontare la vita di ogni giorno, i problemi di ogni giorno. Non è che con la vita cristiana i problemi non mancano, anzi, però la preghiera ci aiuta ad affrontare in maniera diversa, ad avere un cuore sereno, la pace nel cuore che ci aiuta ad affrontare qualunque problema ci ritroviamo. E allora la preghiera è il respiro di Dio. Se il mio cuore non pregasse incessantemente, il mio cuore morirebbe. Abbiamo bisogno di pregare. Non possiamo fare a meno della preghiera. E allora, dice Don Dino, inizia il nuovo anno con il respiro dell'anima rivolto verso Dio. E in ogni cosa facciamo o pensiamo, ci apriamo a questi nuovi orizzonti. La preghiera è il migliore degli auguri che noi possiamo vivere. E con la fantasia proviamo a immaginare Gesù assorto in preghiera, nella solitudine delle sue notti infinite col Padre. Ecco, Gesù in effetti pregava tanto. Il Vangelo ci racconta di questi episodi in cui Gesù si appartava e pregava. Gesù pregava, aveva bisogno di pregare. Lui che era il Figlio di Dio pregava, quindi a maggior ragione noi che viviamo su questa terra con tanti problemi, abbiamo bisogno ogni giorno di rivolgere il nostro sguardo verso Dio. E allora la preghiera diventa per noi, dice Don Dino, un dialogo profondo, come pensare intensamente a Dio, fino a vivere di Lui, non poter fare a meno di Lui, essere addirittura ammalati di Lui. Noi ce lo auguriamo, che ogni giorno noi possiamo ammalarci di Dio, ci ammaliamo di tante cose inutili nella nostra vita, ci auguriamo invece che noi possiamo ammalarci di Dio, e sarebbe la cosa bella. La preghiera è vivere in Dio, è uno stile di vita, che se noi lo adottiamo sicuramente riceveremo pace e gioia. E allora, come vedete, fratelli, andare a rileggere un articolo scritto nel 2005 è ancora utile. La rivista è importante perché non scade mai. Abbiamo letto un articolo di Don Dino che poteva essere stato scritto anche in questi giorni e che ci aiuta sempre, che apre il cuore, ci fa capire tante cose. La rivista è importante. Io mi auguro che tutti voi possiate leggerla, sostenerla, non solo voi, ma possiate fare anche un regalo, non so, a qualche amico e al parroco. Vi devo raccontare un episodio che mi è capitato 2 settimane fa. All'improvviso ricevo una telefonata dal mio parroco. E dico, che è successo? Dice, no, volevo dirti che stamattina ho avuto l'occasione di leggere la rivista del rinnovamento per la prima volta. Ah, ho detto, è proprio bella, è una bella rivista. Ho detto, sono contento, grazie, la nostra rivista è proprio bella. E allora non sprechiamo questa opportunità e facciamo in modo di leggerla e di farla leggere anche ai nostri fratelli del gruppo. È anche uno strumento di evangelizzazione, perché nella rivista si racconta di quello che fa il rinnovamento, delle tante cose che fa il rinnovamento. Quindi è uno strumento che serve per formarci e anche per informarci. Allora io mi auguro veramente che possiamo, attraverso la rivista, ogni volta, ecco, avere il cuore verso Dio, il pensiero, la mente verso Dio, e poter gustare questi momenti belli di unione con Dio, perché sono queste le cose che poi nella nostra vita ci fanno bene. Un abbraccio a tutti, alla prossima.